Un 25 aprile che mai come quest'anno assume un'importanza maggiore alla luce delle ultime vicende legate al caso Scurati, alla censura Rai. E questo è il coro unanime dei politici intervenuti alle celebrazioni del 25 aprile organizzate dalla CGIL e dall'ANPI. Ho sentito anche sempre tante un po' di polemiche sul 25 aprile, polemiche ridicole, perché vorrei ricordare a tutti che anche il governo che c'è oggi sta lì grazie al fatto che c'è chi ha fatto il 25 aprile. Sul caso Scurati, sul caso della RAI, a volte ci sono persone all'interno della RAI che sono più realiste del re e che quindi censurano cercando di favorire l'idea dominante del governo. Questo è proprio il contrario del servizio pubblico, la RAI va modificata e rifondata. Siamo qui a fianco dei sindacati per celebrare il 25 aprile, per ricordare chi ha liberato il nostro paese e farlo anche per ricordare l'unità e la coesione del nostro paese in una battaglia che è quella contro l'autonomia differenziata della destra che stiamo conducendo in Parlamento e che sta incominciando a dare i suoi frutti, perché ieri proprio in Commissione Affari Costituzionali la maggioranza è finita sotto, mandata sotto poi dalla Lega davanti agli occhi increduli del ministro Calderoli. È una data importante anche per l'Italia nuova che nasce proprio il 25 aprile. È l'atto fondativo anche della Costituzione, della carta fondamentale del nostro Paese, una Costituzione che dobbiamo attuare e rispettare fino in fondo. Hanno censurato l'antifascismo in televisione, questo è il segnale di pericolosità di questo governo, dell'importanza di questo 25 aprile di oggi.